cresce l'attesa, la città si colora di bianco-rosso con striscioni e bandiere, aspettando lunedì 8 giugno, quando il Consiglio federale sancirà la promozione della Turris in Serie C. Ore di trepidazione, in attesa dell'ufficialità, per i tifosi che aspettano da ben 19 anni questo importante traguardo. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato i supporter corallini dei club di Piazza Luigi Palomba. Poche ore mancano per il verdetto, tornerà in Serie C. Spero che questo sogno si avvera, perché la verità, dopo tanti anni ci stiamo vivendo una cosa bellissima grazie a un grande presidente che abbiamo, il signor Antonio Colantonio, che davvero ci sta facendo sognare a tutta Torre del Greco. Quest'anno abbiamo avuto una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Si respira un clima di festa tra i tifosi soprattutto. Già stiamo sognando, penso che anche l'anno prossimo sogneremo ancora più assai, perché come stiamo vivendo un sogno che è come siamo andati in Serie A. Dopo 19 anni il presidente Colantonio ci ha dato questa gioia. È un grande presidente, una grande squadra, una grande città, un grande pubblico. L'anno prossimo vinceremo un altro il campionato per andare in Serie B. Grande festa si organizza per il giorno 8. Il giorno 8 c'era una grande festa a Torre del Greco verso le 8 e mezza di sera. Tutta la squadra, presidenti, tifosi, dobbiamo festeggiare una grande gioia per la città di Torre del Greco. Dopo 19 anni, forza Turris. Come stai vivendo queste ore di attesa? Una grande gioia per me e per tutta la città di Torre del Greco. Da quanti anni segui la Turris? Io da piccolo, avevo 10 anni, adesso ho 41 anni, sempre tifoso corallino, sempre forza Turris. Cresce l'attesa a Torre del Greco, l'8 giugno, la Turris finalmente in Serie C? Sì, abbiamo aspettato 19 anni e credo che sia giusto che ci godiamo questa festa. L'8 giugno a Torre del Greco ci sarà una grande festa. Qua in Piazza Luigi Palomba sicuramente di sì. Venite, aspettiamo tutti, ci divertiremo. Da quanti anni lei è tifoso della Turris? È da 79, gli anni di Lunetti ho cominciato a guardare la Turris, a seguire la Turris. Anni dimenticabili. Quest'anno un grande campionato. Sicuramente di sì. Il presidente non ci darà tante soddisfazioni. E noi saremo tutti con loro. Ovunque vada, sarebbe forza tutti. Paolo, storico tifoso della Turris, come sta vivendo queste ore di attesa verso l'8 giugno? La stavamo aspettando da molti anni questa conquista del campionato, pure se è venuto in seconda linea, però meritatamente sono 2 anni, penso che ci spetterà questa promozione. Quest'anno un grande campionato. Sì, sì, abbiamo un ottimo presidente, un'ottima dirigenza, ottimi giocatori, anche il direttore sportivo è stato all'altezza della sua situazione. Comunque per tutti è un sogno che si avvera. Sì, sì, sono 19 anni, viviamo di calcio, viviamo solo di pallone e basta. Quindi è una buona notizia per questa città. Sì, Dopo questo coronavirus finalmente è arrivato il momento giusto che ha messo la ciliegina sulla torta il nostro grande presidente. Anche sulla mascherina che indossi c'è il simbolo e il logo della tua squadra di calcio. Sì, finalmente dopo tanti anni riusciamo a vivere questo sogno. Eravamo piccoli, finalmente i nonni nostri ce ne parlavano. Finalmente lo viviamo anche noi. Come stai vivendo queste ore di attesa verso l'8 giugno? È un'emozione unica, speriamo che arrivi presto questo 8 giugno, aspettiamo tutti a braccia aperte. Ritrovamo anche l'anno scorso, purtroppo c'è stato il Bari favorito, però quest'anno ce l'aspettavamo e grazie al presidente ci siamo riusciti. Sempre forza Turris. Sempre forza Turris.